Eccoci qua, siamo in via Donaver, qui abbiamo l'ingresso, attraverso l'ingresso si accede a questa che è una cucina molto bella che resta peraltro completamente arredata così come la vedete. Il pavimento è in parquet in tutta la casa, l'impianto elettrico è stato rifatto, c'è il controsoffitto, l'aria condizionata, quindi una casa direi rifinita in ogni dettaglio. La cucina, come vi dicevo, resta, una cucina ovviamente molto bella, ma questo si vede anche senza bisogno di dirlo. Gli infissi sono in PVC con i doppi vetri, uscendo si accede a questo che è il balcone, che poi prosegue per il resto della casa. Qua siamo in via Donaver, nella parte alta, ma ci sono gli autobus, c'è la fermata dell'autobus praticamente davanti a casa, quindi sufficientemente comodo. Quindi sostanzialmente ritorniamo qui, nella zona della cucina. Questo divano che vedete davanti a voi, invece, è l'unica cosa che i proprietari porteranno via della cucina. Qui abbiamo il corridoio. Dal corridoio proseguiamo e arriviamo a questa che è la camera da letto, una camera da letto singola. Qui eventualmente possono restare questa armadiatura e un'armadiatura che adesso vedete sul retro. Il letto e la scrivania vanno via, quindi una camera che è questa. Quindi questo armadio, diciamo grande a 6 ante, potrebbe rimanere, e anche questo mobile che vedete di fronte. Il resto invece va via. Riscaldamento centralizzato, i contabilizzatori, le termovalvole. Qui abbiamo una bella porta a scrigno come apertura e chiusura. Proseguendo, qua sulla destra abbiamo il bagno, anche questo è stato completamente rifatto in ottime condizioni, col calorifero d'arredo. Quindi come vedete l'appartamento è perfetto. Qui c'è una vasca che addirittura direi anche idromassaggio. E quindi questo è il bagno tutto rifatto. E poi proseguendo qui sulla destra incontriamo invece la camera matrimoniale. Anche le porte sono state rifatte. Questa camera matrimoniale dove eventualmente resta questo armadio a 8 ante, va via il letto, rimangono i comodini e un comò che c'è qua dietro. L'esposizione è la stessa. Quindi dicevamo il letto va via, resta il comò, la specchiera va via, l'armadio resta. E comodini anche. Quindi ricapitolando, questa è la camera matrimoniale, qui abbiamo il bagno che avete già visto, questa è la cameretta singola e qui torniamo nella zona dell'ingresso. Qui abbiamo una dispensa che forse vi ho già detto che esiste e qui abbiamo la cucina e abbiamo concluso.